Mercatino artigianale, enogastronomia, artisti di strada e tanta buona musica. Ci sarà tutto questo e tanto altro a Castel San Lorenzo il 1 agosto per la notte di mezz'estate. Un evento unico organizzato dalla Nova Proloco che animerà le strade castellesi e ne parliamo proprio con le organizzatrici. Dopo questo periodo di pandemia che ha chiuso tutto, noi della Nova Proloco Castellese siamo volute ripartire e devo ricordare che noi dell'associazione Nova Proloco siamo direttivo tutto di donne al femminile, quindi la pandemia ha avuto questo problema di chiusura, quindi la gente è stata da sola, isolata, e grazie allo smart working una cosa positiva c'è stata, che la gente, cioè che le persone sono potute ritornare nei propri paesi, quindi lasciando la città e ritornare al paese di origine, quindi alle proprie origini. Dunque, da una parte c'è stata questa, dall'altra invece una cosa positiva. Il senso di questa festa è proprio questo, quello lì di riproporre una festa tipo festa di paese, dove le persone vengono, riscoprono le loro origini, trovano la loro unità, e quindi una festa della famiglia. Quindi chiunque verrà in questa festa sarà proprio come una cosa, una serenità, una tranquillità, quindi potranno vivere un senso di familiarità alla festa, e quindi da questa serenità a una magia che solo la notte di mezz'estate può dare. È chiaro che per organizzare questo evento non è stata una cosa semplice, la fortuna è stata che siamo stati aiutati grazie agli sponsor, sia persone che sono venute spontaneamente sia persone che abbiamo contattato. Madrina proprio della notte di mezz'estate è la ditta Nappi Sud, e noi ringraziamo la signora Caterina Bianco per averci aiutato. Dunque vi aspettiamo numerosi il 1 agosto a Castel San Lorenzo per la magica serata di notte di mezz'estate. Proprio per questo evento abbiamo puntato molto proprio a questa fiera dell'artigianato, in modo da dare la possibilità agli artigiani sia locali che altri posti per riprendere l'attività. Causa pandemia è stata ferma per un paio d'anni. Ci saranno stand sia a livello di cucito, lavorazione di perline, legno, artigianato locale proprio del posto, e proprio con la speranza di far ripartire e dare anche a loro un'altra possibilità di ripresa a tutto quello che loro producono. Si te la pigli vasciurella, facile figlia, tutturella, lumierghi in dalla casa, lava mano caressa tras. Dopo due anni di pandemia iniziamo con questa bellissima festa del 1 agosto, dove abbiamo avuto l'adesione di tantissimi stand enogastronomici con tantissimi prodotti tipici, tra cui abbiamo il cinghiale fatto con le castagne, e ci saranno delle patate fatte tipico castellese, cioè un piatto tipico castellese, e tanti altri piatti per tutti i palati, per piccoli e grandi. Il gruppo Le Brigantesse parteciperanno a questo evento la prima notte di mezz'estate. Siamo liete, anch'io ne faccio parte, e finalmente dopo la pandemia ripartiamo cariche di coraggio. E allieteremo questo evento con balli tradizionali, tamburriate, anche grazie alla nostra maestra Daniela Danella, che ci capitanerà in questi balli. E vi invitiamo tutti ovviamente a partecipare, anche perché non saranno solo balli popolari, ma ci saranno anche le quadriglie, quindi ci immergeremo un po' in tutte i balli popolari del Cilento, e venite da noi così potrete degustare e ballare. Nella prima edizione di Notte di Mezz'estate del 1 agosto ci saranno le maggiorette Virtus San Lorenzo insieme alle maggiorette di Capaccio, che sfileranno lungo la via principale del paese con coreografie che alleteranno la serata. La
stand della nuova Proloco Castellese. Durante la notte di mezz'estate del primo agosto si potrà acquistare un vero e proprio fiore all'occhiello di Castel San Lorenzo, che è la maglietta con il nome di tutte le vie di Castel San Lorenzo. Esatto, questa maglietta è stata proprio ideata dalla nuova Proloco Castellese, è stata pensata dalla presidente Luisa, e proprio per non è stata tanto pensata per i castellesi a Castel San Lorenzo quanto per i castellesi non a Castel San Lorenzo, soprattutto a parte in Italia ma anche fuori Italia. Infatti è stata acquistata da persone che abitano all'estero già, e proprio perché loro hanno a cuore Castel San Lorenzo. E ci sono le vie principali del paese e anche la nostra immagine, che rappresenta l'amore universale di Luigi e Mucrina, e la potete infatti acquistare nel nostro stand il primo agosto, notte di mezz'estate. Nenna.